in piazza contro una manovra che prima di tutto non tiene in considerazione lo sviluppo di questo paese. In un momento dove vediamo che tutta una serie di dati, di indicazioni ci dicono che la nostra economia, ahinoi, comincia ad entrare in una fase di vera incertezza, è necessario vedere degli investimenti concreti, investimenti e risorse che intanto sostengono i salari, le pensioni, che distribuiscono il peso fiscale anche e soprattutto a quella parte economica che paga di meno. L'IRPEF viene pagata al 90% dai lavoratori dipendenti e pensionati. Da qui, dall'evasione fiscale, dall'evasione contributiva, bisogna prendere le risorse per investirli in capitoli importantissimi, quali sicuramente l'occupazione, dicevo il sostegno al reddito, ma anche la sanità, ma anche tutto quello che riguarda il welfare complessivo, cosa che invece in questa finanziaria non c'è. Anzi, quando sentiamo parlare di cuneo fiscale ne sentiamo parlare come una novità, invece è un ottenimento che abbiamo avuto nei mesi passati con il precedente governo, che viene riconfermato. Anzi, fatemelo dire con una battuta: il governo sarebbe stato in grado di togliere l'agevolazione sul cuneo fiscale? Domanda, non crediamo proprio. Quell'effetto però è esaurito, l'inflazione, il carrello della spesa che aumenta, la situazione complessiva ha bisogno di ulteriori sostegni. In cima a tutto la precarietà, il buon lavoro e il rinnovo dei contratti nazionali. Che il governo non continui a trasferire alle nostre controparti nei vari tavoli di contratto nazionale che il cuneo fiscale basta a, come dire, proteggere i redditi, perché ci vuole salario fresco, ci vogliono i rinnovi dei contratti nazionali.